tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono tornata con questa tipologia di video che vi piace molto. Infatti lo scorso video, quello delle 10 serie TV, è arrivato quasi a 100.000 visualizzazioni, non me lo sarei mai aspettato, vi ringrazio tantissimo. E inoltre sotto a quel video, cioè nei commenti, ci sono veramente un'infinità di consigli riguardanti appunto le serie TV, infatti molti me li sono appuntati nell'agenda. Dovete sapere che io ho una lista di serie TV da vedere e appunto molti dei vostri consigli li ho appuntati lì. Comunque direi di iniziare subito. Oggi infatti vi consiglierò 5 miniserie, quindi sono quelle serie TV molto molto corte di pochissimi episodi che si possono vedere tutte d'un fiato. Io infatti non vedo l'ora di consigliarvele. Comunque direi di iniziare subito. Prima però di andare al video, non dimenticarti di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto o iscritta, di cliccare sulla campanellina perché in questo modo riceverai le notifiche riguardanti tutti i miei video su YouTube, e di seguirmi anche su Instagram, mi trovi come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. La prima miniserie che mi sento di consigliarvi è Emily in Paris. Allora, questa serie TV, nonostante abbia ricevuto notevoli critiche, devo dire che a me è piaciuta veramente tanto. Sicuramente è un genere che mi piace perché parla di moda, sfilate, vestiti, social, diciamo che l'argomento mi interessa anche, però diciamo che ha ricevuto delle critiche sicuramente riguardo anche a come hanno raffigurato la figura francese, perché il francese è raffigurato come una persona antipatica, sessista, hanno diciamo tutti quegli stereotipi che abbiamo noi italiani sui francesi, è rappresentata proprio così, pari pari. E comunque in generale parla di questa ragazza, di Emily, che viene spedita a Parigi per lavoro. Lei si occupa, penso, di digital marketing, web marketing, comunque lavora con i social, ha il suo profilo Instagram che tiene sempre aggiornato con foto super spontanee, cioè mette due hashtag e hanno un successo incredibile. Beata lei! E si ritrova appunto a Parigi a dover lavorare con questa agenzia francese, si ritrova un capo veramente antipatico e diciamo che pian piano riesce ad ammorbidire il tutto. Comunque non vi cercherò di non fare spoiler, come sempre ve la consiglio molto, quindi se vi va potete andare a vedere il trailer. E niente, questo è quanto per quanto riguarda Emily in Paris. Ah, e cosa importante che mi stavo dimenticando, anzi forse anche la cosa che mi è piaciuta di più di questa serie TV, sono gli outfit che fanno indossare ad Emily. Cioè vi giuro che sono pazzeschi, sono un po' particolari perché magari certi accostamenti di colori non possono anche non piacere, certe scelte di stile possono sembrare un po' bizzarre, però devo dire che a me queste cose particolari sapete che piacciono, quindi devo dire che mi sono innamorata anche degli outfit. Dai creatori di American Horror Story, con un incredibile protagonista, vi consiglio questa miniserie, ovvero Ratched. Se vi piace il genere thriller psicologico, ovviamente amerete anche questa serie TV, infatti io l'ho adorata alla follia. E come vi stavo annunciando prima, la protagonista è Sarah Paulson. Ora non so se ho pronunciato bene il cognome, comunque se avete visto American Horror Story sapete che lei è tipo il capo stipite della serie. E inoltre all'interno di questa serie TV, Ratched, ritroverete anche molti dei protagonisti all'interno di American Horror Story. Non vi svelo chi sono, però comunque se avete visto American Horror Story sicuramente vi accorgerete che ci sono altri dei protagonisti. E in generale comunque questa serie TV parla di questa infermiera, ovvero Mildred Ratched, che si reca in questa casa di cura gestita da questo dottor Hanover, che vi giuro che vi sembrerà veramente molto strano. Comunque come sempre non voglio fare spoiler, quindi vi consiglio di guardarvi il trailer e ovviamente se vi piace il genere American Horror Story senza guardare il trailer andate diretti alla serie perché sicuramente vi piacerà. Tra l'altro ci sono dei look veramente molto particolari e Mildred vi piacerà tanto come personaggio, almeno a me è piaciuto molto. Poi ci sono anche dei risvolti molto interessanti, però niente, non vi svelo niente, spero soltanto che ci sia anche una seconda stagione perché a me è piaciuta da impazzire e spero che piaccia anche a voi.
Terza miniserie che non potete non vedere è La Regina degli Scacchi. È una serie TV che si ambienta negli anni 50 e 60 e parla di questa ragazzina, appunto Beth, che si ritrova in un orfanotrofio e all'interno di questo orfanotrofio trova il custode che gli insegna a giocare a scacchi. Poi, piccolo particolare, all'interno di questo orfanotrofio somministravano a tutte le bambine due pillole, mi pare, una contenente vitamine e una tranquillante. Questa pillola tranquillante avrà degli effetti un po' particolari su Beth e diciamo che questa ragazzina crescendo diventa una bambina prodigio degli scacchi, diventa un genio assoluto. Comunque poi vedendo la serie TV capirete anche meglio e vi giuro che anche questa, so che magari queste tipologie di video sono ripetitiva, ma vi giuro che l'ho amata anche questa qui. Devo dirvi la verità, all'inizio mi sembrava una serie TV un po' noiosa, cioè non mi ispirava più di tanto, però una volta iniziata mi ha preso tantissimo e anzi avrei voluto vedere anche qualche episodio in più perché mi ha appassionato veramente tanto. Comunque ve la consiglio fortemente e fatemi sapere se vi piace. Se siete amanti dell'horror e avete già visto The Haunting of Hill House, non potete non perdervi la seconda stagione, che è The Haunting of Bly Manor. Come vi ho anticipato, The Haunting of Bly Manor in realtà io l'ho definita una seconda stagione, però sono due stagioni differenti, sia Hill House che Bly Manor, però le ho definite uniche insieme perché lo stile è praticamente quasi lo stesso, i personaggi sono gli stessi, non tutti, però la maggior parte sono gli stessi sia in Hill House che in Bly Manor e in generale lo stile è quello un po' horror. Devo però ammettere che la prima stagione, cioè non c'è una prima stagione, una seconda stagione, Giulia. Comunque la serie TV parla di questa babysitter che decide di accettare il lavoro proposto dallo zio dei due nipoti da accudire appunto in questa casa e diciamo che la ragazza che accetta è anche una ragazza che ha subito un trauma in passato e comunque si, all'interno della casa si ripresentano dei sogni ricorrenti, ha delle visioni e ci sono cose un po' particolari appunto come succede, come accadono in Hill House, però totalmente diversi. Comunque ve la consiglio se vi piace il genere horror, però vi devo dire appunto che non fa paura come Hill House. Ultima serie TV, ma non per importanza, è Glow Up. Allora, questo qui è più un talent show, però devo dire che ci sono questi aspiranti truccatori che si cimentano in prove tecniche, prove creative, diciamo, di questi trucchi appunto da riprodurre sia su se stessi che su dei modelli e vi giuro che fanno di quei trucchi che sono pazzeschi. In realtà io l'ho visto anche soltanto per prendere ispirazione, non nel riprodurlo su di me, però ispirazione proprio anche di idee e creatività che hanno questi ragazzi, vi giuro è una roba pazzesca. E appunto questa miniserie è composta da due stagioni ed entrambe le stagioni hanno 8 episodi, mi pare, quindi è veramente molto molto corta, però vale la pena vederla. Comunque ora che ci penso potrei darvi anche una serie TV in più, quindi sarebbe un plus, si aggiungerebbe la sesta miniserie perché è sempre nello stile di Glow Up e sto parlando di Next in Fashion. Lo stile è lo stesso quindi del talent show, però qui ci sono degli aspiranti stilisti e fanno delle cose pazzesche, anzi quasi quasi ve lo consiglio anche, vi consiglio anche questa miniserie, anche se in realtà erano 5, quindi questo qui potrebbe essere un plus che potrebbe interessarvi appunto se vi interessa il genere. E niente, quindi vi ho dato anche una cosa in più, guardate che brava che sono stata. Queste qui erano tutte le miniserie TV Netflix che mi sentivo di consigliarvi nell'ultimo periodo. Io spero che vi sia piaciuto il video e che possa esservi utile. Comunque, come sempre, se avete qualche consiglio voi di serie TV, miniserie, qualunque cosa voi abbiate visto nell'ultimo periodo che vi è piaciuta, scrivetemela qui sotto nei commenti perché prendo sempre ispirazione e me la scrivo nell'agenda appunto di serie TV da vedere, quindi sapete che mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. E niente, io direi che il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!